Ragazzi, qua alle mie spalle vedete i miei amici e davanti a me vedete la grande e magnifica Magione! Oh, finalmente, era da tanto che volevo andarci. E infatti, Gabri, ma infatti dove eri andato? Allora, praticamente questo video sarà un video difficilissimo da fare perché... anche tanto. Esatto, la Magione, ragazzi, è una cosa veramente complicatissima. E per l'amor del cielo, Samu, mutati il microfono, perché sennò è un casino. Inoltre, caro Samu, o usa il push to talk perché sarebbe meglio, casomai. Vabbè... Sì, tipo fai... Come la doccia, no? Avete presente, ragazzi? Ma lui adesso sta facendo la doccia sotto. Lui sotto la doccia io. In questo momento. Sì, tu ovvio, no? Sto parlando con il procione di Gabri. Ma come? No, allora, Samu in realtà è il procione, invece Gabri la balena grassa. Non ero la foca. No, infatti. Perché io il procione? Non ne ho idea, ma comunque non ti sei ancora tolto. Non ti sei... ti devi mettere... Un attimo. Comunque dovete scendere. Forse perché mi hai messo troppo alto. Sì, può darsi. Siete pronti ad entrare? Forza! Sì. Venite! Allora, praticamente qua dentro sarà pieno di insidie, paura e terrore, tante cose brutte. Quindi Gabri, dove andiamo prima? Allora, io direi di andare da queste parti. Di qua. Esatto. Anzi, Gabri, fammi un favore, guarda. Dimmi. L'effetto di Night Vision, per favore. Va bene, ok. Esatto. Magari digita un po' piano su quella tastierina, tu che infatti dici? Infatti quello che stavo facendo. Bravissimo, Gabri. Comunque la sua tastiera è proprio una scrofa, ragazzi. Cioè, non so se sapete lo funzionano le scrofe. Un pochino sì. Oh, grazie mille per avermi appliato questa Night Vision. Molto bravo, molto grazie. Ah, qua c'è una zucca. Ok, sì, infatti è molto bella la zucca, secondo me. Io sono pieno di quelle zucche. È l'amica del procione. È l'amica del procione, in realtà, la zucca. Ah, no, che schifo questo Vindicator. Comunque, l'amica della foca qual è, Gabri? Me lo dici? Non lo so qual è. Ciao. Aiuto, non vedo niente. Oddio, è pieno di mostri. Ma perché io vedo quella persona che scrive in chat? Non dovrei vederla perché l'ho mutata. Mi pare. Mi sembra strano comunque. Aiuto! Ok. Attento. Comunque, ragazzi, praticamente questi sono, diciamo, le persone che entrano. Potete entrare anche voi nel mondo vanilla se volete. Se venite sul nostro server Discord, potete entrare. Come volete voi. Allora, qua ci sono altri mostri qua. Vedo le torce. Gabri. Metti le torce e. Mettitele dappertutto praticamente. Allora dobbiamo assolutamente stare attenti. Perché allora qua prima di tutto non c'è niente, vero, come al solito. No, infatti, oddio. Comunque dobbiamo trovare un po' di totem del non morto là, come esatto. Perché sono utili quelli. Sì, sono, prima di tutto, sono bellissimi. Cioè, nel senso, anche esteticamente. Cioè, top adoro, ragazzi. Cioè, assolutamente dobbiamo averceli, cioè, sono bellissimi. Ok, no, anzi, venite da questa parte. Stiamo tornando indietro, infatti. Mi sa. Dobbiamo andare di qua. Mannaggia i mostri, li odio! Fate schifo, mostri, sapete. Pieno, oddio, qua cosa c'è? Non ne ho idea. Dove qua, Gabri? C'è una statua strana. Non entrare, creatura, devi aspettarmi. Ma cos'è? Va bene. Non lo so, è una statua della mansion. Ma davvero? Ma a me... Non lo oddio, sapevo. C'è un Vindicator. È un pillager. Esatto, ma non sapevo che esistessero queste cose su... Io so che c'era la statua del gatto, mi sembra. E invece la statua del Vendicator. Sembra strano, ragazzi, secondo me questo in realtà è un gatto. Magari per Minecraft è un gatto quello, chi lo sa. Oddio, è pieno di scheletri. No, infatti non ha senso stare qua, andiamo via. Vediamo un attimo, dobbiamo trovare questi cosi. Ma dov'è che si trovano, Gabri? Tu che sai tutto. Bisogna ammazzare i cosi, altri cosi, com'è che si chiamano? Gli evoker. Ah, giusto, gli evoker. Perché mi scordo le cose. Ok, quindi praticamente ho capito. Perché di solito sono di sopra, di solito. Allora niente, dobbiamo andare di sopra. Perché dobbiamo trovare prima di tutto il tesoro della mansion. Perché mi sembra che è un tesoro, giusto, Gabri? Oddio, c'è un Vindicator. Di solito sì. C'è una statua, tipo, sì, una statua, una stanza con dell'ossidiana e dei blocchi di diamante, se non sbaglio. Ok, perfetto. Quindi diciamo che ci può essere la possibilità di trovare anche qualcosa di utile. Ma magari se la smetti di uccidere le cose, possiamo andare sopra, tu che dici? Sì, ma stavo anche morendo. Ho visto, ma infatti Samu ti guardava là, tutto che eri solo, che combattevi, che è tutta una foca grassa, no? Avete presente come sono le foche? Però un po' più grassa. Le foche combattono, però un po' più grassa praticamente delle altre. Invece Samu è il procione. Ok, perfetto. Assorbe i colpi. Esattamente, sì, giusto. Assorbe tanto. Esatto. Colpi. Ok. Comunque di qua dobbiamo anche andare. Allora, oddio.
Oddio, è pieno. Scusate per questa, per questo gesto poco eroico, ma state indietro, miei prodi guerrieri. No, sono proprio fuori di testa sti qua. No, raga, questi ci ammazzano, ci vanno fuori. Sono pericolosi. Mi stavo scordando che sono molto pericolosi. Dobbiamo stare attenti. Lo so. Io per fortuna non prendo molto danno perché la mia armatura mi protegge. Ok, perfetto. Allora tu sarai Samu sarà l'ultimo, chiaramente, perché poverino c'ha solo l'armatura in diamante. Sì, io... esatto. Il recluta. Sei la recluta, poverino. Scusa Gabri, ma ti sei addormentato per un attimo? Ma come? No, c'ho te che... Se non ti ammazzano i Vindicator, ti ammazzo io, guarda. No. Allora sveglio. Su. Sì. Ah, qua c'è l'ultimo piano qua. Ah, l'ultimo piano. Aspettate un attimo, prima visitiamo ogni piano. Esatto, visitiamo qui. Se no finisce tutto subito e non va bene così. Allora andiamo anche dall'altra parte a vedere un attimo, perché magari mi ci possono essere. Qua è pieno perché sto sentendo suoni. Allora ecco, appunto, ma ancora peggio. Dicevo, ci possono essere tesori pazzeschi qua, ragazzi. Comunque. Speriamo. Speriamo. Cioè, speriamo di trovare. Il Vindicator, raga, le Voker, infatti, mi sbaglio pure fra i nomi. Mannaggia. Oddio, un totem ho preso, credo. Penso di sì. No, non l'ho preso. No, era Gabri, qui. Gabri. Ce n'è un altro. Ok, perfetto, bene. Attenzione, qua c'è un altro Evoker, porca miseria. Sì. Sono pieni. Sono sì angeli che volano. Sono quelli che spawnano lui. Esatto, sono quelli che spawnano noi. Senti come sa tutto Gabri. Lo so. Samu, sono tipo fantasmini, robe strane. Ah, qui c'è la statua del pollo qui. Io non so comunque cosa ha avuto in mente. Ah! Chi è che mi sta ammazzando? Oddio. Non lo so, c'era una cosa strana. È qua l'Evoker. Ok, eccolo qua. Evoker, creatura, vai a quel paese. Mannaggia. Ma allora. Povero, eccolo il totem. Ok, ce l'ho, bravo, credo. Bravo. Sì, ce l'ho. Scappiamo, via, per carità. Perché questi qua, questi piccolini, gli angeletti, non sembra, ma sono quelli sì, che danno fantasma. Sì, ma questi sono difficili da ammazzare. Esatto, perché non li prendiamo, sono come i mini zombie. Sono come i mini zombie, mannaggia loro. Peggio. Perché questi volano. No, raga, Pure i zombie, ecco il mini zombie a proposito. No, qua ci stanno colpendo dappertutto, perché ci sono sia zombie che mini zombie che altre cose che non vorrei dire. Attenzione, qua esatto. C'è un altro Evoker schifoso, vai a quel paese. Altro. Ah, ma questo corre come un pazzo, raga, sono fuori di testa. Ce l'hai totem? Sì, ce n'è uno. Ah, meno male. Ok, ma non so se l'ha droppato oppure... Ok, comunque questi mi attaccano. Andiamo, lo so. Andiamocene via, mi devo recuperare vita per carità, perché sennò qua vengo ucciso. Io ho delle mele d'oro, se vuoi, Dennis. Ok, grazie, non ancora, non ne ho ancora bisogno. Anche se, guarda, forse è meglio che tu me le dia, perché praticamente... può darsi che io muoio, cioè diciamo, se... No, aspetta, ti nell'ultimo piano, alcune. Se nell'ultimo piano sarà ancora più difficile, immagino. Sì. Diamogliene... Guarda, qua c'è la statua del pollo. Alcune anche a Samu, se ce le hai. Sì. Ok, perfetto. Se no, lui può morire, chi se ne frega. No, povero. Povero Sam. No, nel senso che l'avrei data io, ovviamente. Ma poi te ne rimangono poche. Allora, qua c'è un'altra stanza. Che di solito qua sopra c'è una cassa, se non sbaglio. Però non Aspetta. Dove sei prima di tutto? Qui sopra. Gabri, non devi andare avanti a me, porca miseria. Scusa. Ecco di qua. Cioè, era vero indietro. Infatti. No, perché... Allora, qua sopra c'è una cassa con una name tag, ho visto. Ed è la redstone. Qui sopra. Ah, sopra. Quindi come faccio ad arrivarci, però? E c'è la scala qui. Ah! Qui. Tu sei arguto, hai l'occhio di ragno. Ah, eccolo qua. Beh, bello, c'è una name Attento tag. Attento che c'è il Vex. L'ho visto, quello schifoso. Allora, praticamente dobbiamo... Prima devo mangiare, perché sennò adesso muoio. Attento! Altri Vox che è ammazzano. Pieno. Sì, è pieno di Vox Cox Caspaz. Ci diamo di tutti, mi raccomando. Ma di qua c'è anche altre cose, ci sono, mi sa. Ok, vabbè, no, aspetta, dove? Perché ci possono essere effettivamente altre cose. Vediamo, non lo so. Secondo qua me c'è no. La libreria. Qua c'è un gatto, eccolo qua, il gatto. La statua? Sì, la statua eccola, del gatto. Quella che dicevo io. Esattamente, quello che dicevi tu. Bravo, Gabri. E poi qua c'è pure un pollo, ma come mai mettono tutte queste robe? Vabbè. Molto esatto, carino. Ma del pollo ce n'era già una lì. Sì, vero. Vabbè, sentite. Ne sono due. Andiamo, dobbiamo proseguire questa strada verso la salita di questa magione pazzesca, esatto. Bellissima. Tranquilli che Dunis, non lo so, sa il suo fatto, non è vero mai nella vita. No, sì. fidatevi che adesso non morirete. Samu, come procede lì? Va tutto bene? Perché sei morto praticamente. Tutto bene. Molto bene. Attento. Allora, ste grandi, che non posso dire. Però potrei dire tante cose, ma non voglio dirle. No, non ce n'è bisogno. Esattamente.
E allora, comunque, qua c'è l'ultimo piano. Qua dovrebbe esserci una cassa. Ok, sì, allora praticamente dobbiamo salire. Non so cosa stai dicendo, allora. Gabri, perché stavo leggendo quello che è scritto in chat, ma dovrei. Gabri, Gabri, oddio, guarda qua. Devi salire, devi salire. Ok, eccoti qua. Mamma mia, guarda, guarda la provatuggine di Gabri. Porca miseria, Gabri, ecco. Sei proprio un pro. Un pro della spada, porca miseria. Attenzione. Oddio, ho 4 cuori, devo stare attento. Ecco appunto, devi stare. Ce la fai? Lo so, lo so. Ah, fermi tutti, ci stiamo impappinando. Mangio una mela d'oro. Oddio. Ok, ok, ok. Niente. Mannaggia a loro, mannaggia a loro. No, 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 stiamo attenti. Esatto, stiamo attenti. No, scusavo! Aiuto! Ok, sentite, venite. Qua c'è un altro evoker, mi sembra, esatto. Ok, perfetto, se c'è un altro evoker allora lo devi uccidere. Poi dopo... Sì, l'ho ucciso. Mi darete i totem che avete preso, se qualcuno li ha presi. Sì, non sì, io ne ho presi, tre, eccetera. Io ne ho tre. Perfetto, perfetto. Non voglio sapere quanti ne siamo perché secondo me ne ha zero. Ma vabbè, chissà perché. Ah! Ma oddio. Continuano a rompere le pappole questi... Attenti. Cose che non voglio dire perché comunque continuano a dire infatti. Cose brutte. E vorrei evitare. Ma basta sti cosi. Comunque qua secondo me ci rompono l'armatura. Se non ci ammazza. Cioè vabbè, a me no, perché tanto la mia si ripara. Gabri mi hai dato una sciata probabilmente, cioè. Come? No, io non ho neanche l'ascia. Sto morendo. No, no, attento. Okay. Allora, prima di tutto, tutti quanti dovete morire. Figli di una brutta No, ho dato una spadata a Samu. Sei pazzo, cosa ho sbagliato. Sto morendo. Mettigli l'acqua. Non ho l'acqua. Gabri, oddio, non sono morto, beh, un giorno me la doro. Allora, prima di tutto, c'è un'altra mela d'oro. Prima di tutto, Samu non borbotti così da addormentato. Cos'era questo borbottio? Cioè, nel senso, stavi dormendo, stavi parlando come se fossi a letto. Stavo morendo anche nella vita per un istante. Ah, come? No, mi spiace allora. Attento a non morire. Vabbè, Gabri, tu, fra l'altro, dimmi, devi avere le cose. Perché sei. Mannaggia a te. Te lo dico, io te lo dico una volta di queste. Comunque... No. No. Vabbè, qua non c'è niente comunque, mi pare, vero? Qua c'è un Vex qua sopra, mi sa che sono morti tutti. Ok, esatto. Ma allora, questo Vex ha proprio rotto le scatole. Lo so. Ma scusami, non ne spawnano altri nella magione? No, quando li uccidiamo tutti non spawnano più. Ti era addormentato di nuovo, scusami? Ma come? Allora, adesso stai fermo, non ti concentri su altro tranne che sul parlare. Va bene. Ok, non fai nient'altro, Gabri. Ci sto morendo, ok, a posto. Ti ammazzo io se serve. A posto. Sì, madonna mia, li ammazzo. Madonna mia, sti robi che adesso li ammazzo. Guardate, ragazzi, io non voglio dire, ma sto per dire tante cose. Allora, quindi, usciamo immediatamente da questa magione prima di morire. Usciamo. Spacchiamo anche la finestra, che va bene. Ma no, ma così la roviniamo. No. Forza! Io avevo Silk Touch. No. Forza! Non romper le palle come sai fare al solito tu, eh? Vabbè, poi la riparo io. Questo non è normale, si mette a riparare le magioni, no? Volevo sistemarla, volevo farci qualcosa io. Va bene, bravo, sei bravo che ci fai le cose. Che sei uno dei pochi cosa? Che ci gioca. No, nel senso, non pensare male tu, che pensi sempre male. No. In fondo, vedete che anche Gabri, in fondo è pervertita. Ma cosa? Ma pervertito, non è vero. Pervertito, cosa ho detto? Vabbè, sentite, non lo so, vabbè. Può darsi che sia la stanchezza, può darsi anche che sia un po' strano, può darsi che sia Samu con il suo osso che lo vuole infilare nel sedere di Gabri. Può darsi tutto, non lo so. Ah, pure sì, vuole infilare l'osso nel sedere di Gabri. Cosa? Molto bravo, così almeno soffro un pochino. Allora, grazie. No, mi spiace, scherzavo. Gabri, adesso dimmi. Ti regalo 2 razzetti. Anche te, Sam. Ah, grazie, tanto ne avevo quasi finiti. Bene, perfetto. Io direi, prima di tutto datemi i vostri cosi, i totem del non morto. Sì. Distribuisco per chi ha partecipato. Poi io manco uno. Ok, perfetto, ma hai partecipato a questa avventura. Quindi, 1. Ah, grazie, 2. Grazie. Ah, grazie. Ovviamente. Non l'ho fatto molto. No, hai ucciso. Cioè, sei stato molto utile ai fini della squadra. Magari forse dovresti essere anche un po' più utile ai fini del video, perché stavi parlando veramente poco. Ma questo col tempo sono sicuro che imparerai, vero, Samu? Sì. Infatti, però, secondo me questo non è il giorno, purtroppo. Ma vabbè, anche perché mi hai risposto in ritardo di mezz'ora circa. Ma vabbè, ormai ci siamo abituati, no, ragazzi? Quindi, insomma, iscrivetevi al canale, lasciate like, fate tutte quelle cose bellissime che fanno youtuber, cioè, nel senso, insomma, fate come volete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.